a tutti e a tutte. Nello spazio emergente di oggi vi parlo di How I Met Your Mother, la narrazione al tempo delle serie TV di Francesco Amoruso, edito Televinto Edizioni, con un prezzo di copertina di 12 euro. Vi dico subito che questo libro non è quello che sembra. Ad una prima occhiata, infatti, potrebbe sembrare che questo è un saggio tutto concentrato su How I Met Your Mother, una delle sitcom più amate degli ultimi anni, però non è così. In primo luogo non è un saggio, ma è una tesi di laurea e sì, ci sono delle differenze tra saggio e tesi di laurea. Ho avuto l'impressione di leggere una tesi fin dalle prime pagine, sia per come è stato costruito graficamente il libro, sia per la miriade di citazioni e riferimenti ad altre opere di altri autori. E poi ho avuto la conferma leggendo i ringraziamenti dell'autore, Francesco Amoruso. Non c'è nulla di male in questo, però semplicemente io mi aspettavo di leggere un saggio e non una tesi di laurea, visto che comunque mi è stato presentato come tale, come saggio. Un altro inganno poi ce l'ho avuto dalla copertina, perché se in grande il titolo è How I Met Your Mother e sotto ci sono le facce dei personaggi protagonisti della serie TV, io mi aspetto un libro tutto incentrato su questo. Se il sottotitolo è la narrazione al tempo delle serie TV, mi aspetto che si parli anche di questo, di com'è la narrazione a livello di serie TV, di come magari sia cambiata nel corso del tempo e nel corso delle serie. Non mi aspetto un libro però incentrato su questo. Per me tutto questo è fuorviante. Io mi aspettavo di leggere un saggio su How I Met, non un saggio sulla narrazione a livello di serie TV e su come questa è cambiata, alla luce poi delle domande che lo scrittore Walter Benjamin si è posto nel narratore, nella sua opera, e non mi aspettavo nemmeno di leggere poi tutta una serie di riferimenti e citazioni di altre opere di altri autori. Quindi in questo libro si parla del narratore come figura che incontra se stesso, si parla di narrazione a livello di serie TV, quindi narrazione verticale, narrazione orizzontale, Netflix, il fruitore, realtà versus finzione e così via. E solo alla fine c'è un capitolo e un solo capitolo dedicato a How I Met Your Mother. Io non sto dicendo che questo prodotto non sia valido, anche se ammetto che ogni tanto perdevo un po' il filo, però non è quello che mi aspettavo. Se tutto il libro fosse stato, avesse sviscerato How I Met, così come ha sviscerato nel capitolo su Barney Stinson, questo personaggio, sarebbe diventato praticamente il mio saggio preferito, anzi la mia tesi di laurea preferita. Quindi se vi interessa l'argomento, se vi interessa l'argomento della narrazione al tempo delle serie TV, se conoscete Walter Benjamin e la sua opera citata prima, il narratore, e appunto siete interessati a questo, ok, è un libro che vi consiglio, che potrebbe fare al caso vostro. Se invece vi aspettate e volete un libro tutto incentrato su How I Met Your Mother, allora no, non me la sento di consigliarvelo. Bene ragazzi, questa era la mia breve recensione di How I Met Your Mother, la narrazione al tempo delle serie TV di Francesco Amoruso. Io vi lascio il libro linkato qui sotto ad Amazon IBS con cui sono affiliata, se volete leggervi la trama oppure procedere all'acquisto, e fatemi sapere cosa ne pensate. Poi vi ricordo che qua sotto trovate il mio account Ko-fi se volete offrirmi un caffè virtuale, trovate il mio canale Twitch in cui vado in onda teoricamente 3 volte alla settimana, di sicuro per ora, perché magari ci saranno dei cambiamenti, comunque per ora sicuramente mi trovate tutti mercoledì pomeriggio in live, appunto, in cui parlo di libri, film, serie TV e fumetti, quindi se volete iscrivervi trovate il link qui sotto, e poi come sempre trovate tutti i miei social se volete seguirmi anche al di fuori di YouTube, quindi trovate il blog, la pagina Facebook, il gruppo Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads, il canale Telegram, per essere aggiornati in anticipo sulle nuove uscite del blog e del canale. A questo punto direi che noi ci possiamo vedere in un prossimo video. Ciao!